giardino. In questo momento al Colle si discute, si parla, si ragiona per un nuovo governo. Era de maggio, io non me ne scordo. Lei che si augura? Ma innanzitutto mi auguro che ci sia un governo che rappresenti esattamente il risultato elettorale, che sia un governo stabile e che finalmente sia un governo di cambiamento, quello di cui ha bisogno l'Italia. Finalmente riuscire a guardare al futuro con fiducia, intraprendendo anche strade nuove, e un po' lo stiamo vedendo con quello che sta accadendo nell'ufficio di presidenza della Camera. Quindi questa rivoluzione che stiamo facendo partendo dai vitalizi. Che cosa ci vuole per Roma? Ci vuole, innanzitutto ci vuole la possibilità di governare in maniera serena, ci vuole il coraggio di cambiare, di fare delle scelte che devono essere fatte, bisogna raccontare la verità ai cittadini, e è quello che stiamo facendo. E ci vuole un governo che riconosca, ripeto, che Roma è una capitale. Sì. Salve. Sta. Bene. La prendiamo di sorpresa? Sì, immediatamente sì. Buongiorno. Buongiorno. Tanto complimenti per questo palazzo. Io lo conoscevo, ma non così bene. Ho fatto un giro per le stanze. Bene, ma bene. Ci si abitua a questa bellezza? No, non ci si deve abituare. Si può? Assolutamente. Eccoci. Bene, qua. Grazie. Grazie. Allora, salve, scusate il disordine. Meraviglioso. Ormai vive di vita propria, c'è questa entropia che non riesco a contrastare, ma mi dicono che faccia parte dell'universo, quindi io... Non sei sola, che significa? Questo è un cuore che mi hanno fatto gli attivisti in un periodo particolarmente complesso e insomma lo tengo qui. Qua vedo il presidente, e in questo momento al Colle si discute, si parla, si ragiona per un nuovo governo. Sì. Lei che si augura? Ma innanzitutto mi auguro che ci sia un governo che rappresenti esattamente il risultato elettorale, che sia un governo stabile e che finalmente sia un governo di cambiamento, quello di cui ha bisogno l'Italia. Finalmente riuscire a guardare al futuro con fiducia, intraprendendo anche strade nuove, e un po' lo stiamo vedendo con quello che sta accadendo nell'ufficio di presidenza della Camera. Quindi questa rivoluzione che stiamo facendo partendo dai vitalizi. Diciamo, questa forse è la parte che merita di più. Si sta profilando un governo amico. Lei che cosa chiede al nuovo governo? Io chiedo quello che ho chiesto agli altri governi, ossia all'altro governo, cioè sostanzialmente di guardare Roma come un'opportunità per l'Italia. Abbiamo letto che per sollevare Roma ci vogliono i superpoteri. Per sollevare Roma ci vuole innanzitutto tanta determinazione. Determinazione nel voltare pagina rispetto a una serie di pratiche e procedure, peraltro alcune anche chiaramente illecite, non lo dico io, lo dicono delle sentenze. Ci vuole tanta determinazione, tanto coraggio e ci vuole un po' di pazienza. Noi stiamo guidando un transatlantico che andava a scogli, quindi lo dobbiamo, come dire, muovere. È evidente che è una manovra che non richiede un giorno. C'è proprio un mondo che deve cambiare e si va avanti. Le chiedo di venire al sole. Assolutamente. La metafora potrebbe essere raggi di sole, e per i fan, diciamo, potrebbe essere questo. E per gli avversari, lei gli avversari come cosa risponde a Calenda e compagnia? Continuo a lavorare. Che cosa ci vuole per Roma? Ci vuole, innanzitutto ci vuole la possibilità di governare in maniera serena, ci vuole il coraggio di cambiare, di fare delle scelte che devono essere fatte, bisogna raccontare la verità ai cittadini, e è quello che stiamo facendo. E ci vuole un governo che riconosca, ripeto, che Roma è una capitale.
non che lotti contro Roma per fare lo sgambetto, cioè dobbiamo essere uniti perché l'Italia è una e al mondo si presenta come l'Italia con Roma capitale, esattamente come fanno le altre nazioni. Allora se noi vogliamo concorrere alla pari con le altre grandi nazioni, con le altre capitali, noi dobbiamo essere messi alla pari, altrimenti abbiamo gli altri che corrono su macchine di Formula 1 e noi su utilitarie, non va bene, no? Ed sta già un po' rannuvolandosi perché ora le chiedo, ma queste buche maledette ci sono, c'erano, ci saranno sempre? Beh, le buche, non me ne voglia la nuvola, ma sono un po' una metafora, secondo me, di quello che è accaduto a Roma, all'Italia. Abbiamo visto, ci sono delle sentenze, sono uscite questi giorni, nel quale si diceva che il manto d'asfalto, il tappetino d'asfalto, in realtà in alcuni casi era appoggiato direttamente sulla terra, senza neanche che fossero fatti gli strati sottostanti. Cosa ci aspettiamo se, come è stato detto, per anni si è andati avanti con lavori di rifacimento strade che sostanzialmente erano fatti tutti tramite mazzette? Cosa ci aspettiamo? È evidente che alle prime piogge si aprono dei crateri. Non ci spaventa tutto questo, voglio dire, è una delle cose che abbiamo ereditato e vanno risolte. Infatti torna il sole e le chiedo, lei si sente più vicina al Movimento 5 Stelle o ai romani? Io sono romana tra i romani con una visione da Movimento 5 Stelle. Sotto le stelle, grazie. O sotto il sole. Arrivederci. Grazie, ciao. Grazie.